Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video dedicato a The Sims. Siamo al secondo episodio. Nel primo episodio, che vi lascio qui nelle schede se ancora non l'avete visto, il commento che ha ricevuto mi piace è stato quello di Nandy Games. Sotto l'ultimo video, appunto, dovevate scrivere in quale quartiere dovevo far trasferire Luna. E Luna verrà trasferita nel quartiere, leggiamo il commento. Luna, secondo me, dovrebbe trasferirsi nella città dell'espansione delle nuove stelle, dato che vuole essere famosa. E poi come lavoro io direi l'attrice. Grazie del bellissimo video. Grazie a voi per guardarli super volentieri. Quindi, al momento, la nostra Luna si trova all'interno di questo lotto, ma facciamo subito il trasferimento. Quindi, trasferisci l'unità familiare. E andiamo a Del Sol Valley. Io stavo pensando di trasferirla in questo quartiere, il Parco dei Miraggi, ma sto notando che non abbiamo i soldi a sufficienza perché uno costa 19.000 e l'altro 20.000 e noi abbiamo 14.000, circa 14.500. Quindi, cosa possiamo fare? L'unica cosa che possiamo comprare in questo quartiere è praticamente il parco, nient'altro. Quindi direi di ricorrere al trucchetto dei soldi e gli aggiungiamo giusto quei 5.000 simoleon che servono. Ok, rieccomi, le ho giusto regalato 5.000 simoleon, non di più, quindi siamo andate a 19.430 e può bastare giusto per prendere la cerchia ristretta 4x30, una camera da letto e un bagno. Direi che può bastare per lei, quindi confermiamo. Mantieni i mobili? Direi no, vendi i mobili, quindi abbiamo ancora 4.000 euro perché sono rimasti dalla casa precedente. Molto bene, e andiamo. Ed eccoci qua. Innanzitutto, come prima cosa, io direi, nel frattempo vediamo cosa vuol fare, direi di impostare le luci automatiche, quindi luci automatiche, tutte le luci. Perfetto. Allora, è domenica ed è praticamente quasi sera, quindi io direi quasi quasi le facciamo preparare qualcosa per cena e intanto che lei cucina noi guardiamo la casa, facciamo ravioli vegetali. Questa è la casetta vista da fuori, diciamo che ha un bel giardino perché guardate quanto spazio, qui si può creare una zona barbecue con un tavolo e delle poltroncine per mangiare all'aperto. E qui volendo si può riempire con degli alberi e perché no, una bella piscina. Comunque, vediamo per bene com'è la casa. Allora, c'è questo piccolo ingresso. Poi da questa parte abbiamo la cucina che anche stavolta è davvero enorme, è davvero grandissima. Intanto lei sta cucinando e adesso va a mangiare, perfetto. Poi qui abbiamo questo corridoio mega galattico, tra l'altro anche un bel giardino anche dietro, guardate quanto spazio, quindi sicuramente andremo a costruire qualcosa di carino. Poi qui c'è il bagno e anche questo non è super piccolo, con la vasca da bagno, quindi già che ci siamo poi fai il bagno con la schiuma. Qui abbiamo la zona salotto con un piccolo microscopico televisore. E dopo, ovviamente, la camera da letto con un letto matrimoniale. Perfetto. Lei intanto si sta facendo un bagno caldo, che ci sta, devo dire, decisamente, e ha bisogno di fare un po' di interazione. Quindi facciamo, aggiungi alla storia su Instagram e poi facciamo naviga su internet. Ok, nel frattempo questo è appunto il nuovo quartiere che in realtà ancora devo scoprire perché ci sono un sacco di cose nuove con l'aggiunta di questa nuova espansione che davvero devo scoprire, non vedo l'ora. Qua tra l'altro c'è un lotto completamente vuoto, è un quartiere molto bello, guardate che belle anche queste casette. Sono davvero carinissime. Anche qua c'è un'altra casettina con il barbecue e ho visto da qualche parte, a parte una barca grandissima, ecco, ho visto una roulotte, fantastico, che bello, spettacolo. E poi vediamo cos'altro riusciamo a vedere. Qui cosa c'è? Qui abbiamo
parco per i bambini. Poi qui c'è un'altra roulotte, ci sono delle macchine parcheggiate, davvero super super bello. Qua ci sono un po' di camion, ok. Perfetto, detto questo, lei cosa sta facendo? Che sta navigando ancora su internet. Potremmo mandarla a fare un giro nel quartiere. Dove la possiamo mandare? Vediamo un po' cosa c'è di carino. Allora, qui abbiamo detto che si trova una unità familiare questa ragazza, quindi direi di no, anche se potremmo presentarci in realtà, però forse sarebbe meglio andare in un bar per conoscere più gente, quindi locale alla moda emergente, locale più alla moda della città, quindi direi di andare qua. Andiamo. Ed eccoci arrivati, innanzitutto guardiamo il bar da fuori com'è. Mega galattico, è davvero gigante. Guardate quante macchine parcheggiate. C'è addirittura una limousine. Lei dove sta andando? Vieni qua, vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, ok, muri li voglio così. Molto, molto chic, devo dire. Presentiamoci magari a loro. Quindi, chiedi un autografo, non facciamo. Tenta una presentazione, ok? Quindi questo è un personaggio molto importante, super conosciuto e celebrità vera e propria, ok? Cosa facciamo? Ci presentiamo? Ci proviamo? Vediamo un po' cosa succede, sono davvero curiosa. No, non ce lo fa fare, nulla, proviamo con lei. E anche qua tenta una presentazione. Niente, non ce lo fa fare. Come mai? Perché? Vieni qua. Alt. Questo ragazzo, allora ok, proviamo. Presentazione divertente, visto che sei giocosa, vediamo un po' come va. Ecco qua. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Facciamo, racconto una storia buffa, poi facciamo amichevole, chiedi della giornata. E poi facciamo amichevole, chiediamo della carriera, vediamo che lavoro fa. Oh no, però lui è un adolescente, quindi in realtà è più piccolo di noi, non l'avevo notato. Ok, lui va ancora al liceo, quindi direi di lasciar perdere. Proviamo a presentarci a lui. Fermo, dove vai? Niente. Dove stai scappando? Fermo qui. Allora, lui è un adulto, ok, quindi possiamo presentarci. Presentazione amichevole. Vediamo un po', poi la mandiamo a casa, visto che sono già le 11 di sera e vorrei andare a vedere in questa puntata, almeno intravedere, la nuova espansione che è uscita da pochissimi giorni, Vita sull'isola. Mi incuriosisce un sacco, ancora non ci ho giocato e vorrei farlo oggi, no, non resisto. Intanto facciamo, cos'è quella macchia? Cioè, vediamo un po'. Cioè. Ok. Imita le sirene, vediamo un po' cosa fa. Comunque, presentiamoci anche con lei così facciamo un po' di conoscenza perché giustamente dobbiamo farci un minimo conoscere. Quindi facciamo, tenta una presentazione, ok? Vediamo un po' se lei accetta. Oddio, è impazzita, si è messa a urlare, forse non è la cosa migliore. Figura di serie B. Chiedi un autografo, vediamo. Girati. Ok, perfetto, ce lo fa. È contentissima. E poi facciamo. Chiedi un selfie, vediamo se fa la foto con noi. È stanca, dobbiamo mandarla a casa a dormire. Quante persone che stanno arrivando? Facciamo un po' di conoscenza, presentazione amichevole. Anche con lei, presentazione amichevole. Ok, comunque no, il selfie non l'ha fatto. Fa niente.
Fa niente, fa niente. Chiacchieriamo un po', presentiamoci con loro, poi direi di rientrare a casa perché domani, anche se in realtà è lunedì, ma lei ancora non ha un lavoro, quindi ne approfitterei per andare a vedere la nuova espansione, quindi andare sull'isola di Sulani. Vediamo un po'. Ok. No, vabbè, ma non avevo notato, ragazzi, qua ci sono le foto dei personaggi famosi come a Los Angeles. Octavia è famosa per il genio lirico e la capacità di trovare l'ispirazione nei luoghi più insoliti. Quindi si può osservare, raccoglie la piastrella per celebrità o deturpa. No, osserviamola soltanto. Ma dai, non ci avevo fatto caso. Qui cosa c'è? Qui non c'è niente. Quindi possiamo collocare qualcosa. Diventa una superstar planetaria in modo da ricevere una piastrella per celebrità. Quindi potremmo avere il nostro viso su questa piastrella, geniale, fantastico. Lei invece, Brittany, è famosa per aver allargato i confini espressivi dei comici per affrontare i problemi del mondo reale. Ok, dai, smetti di chiacchierare. Vediamo un po' qui e poi andiamo a casa. Vai a casa. Ecco, è stanchissima, quindi direi che è arrivato decisamente il momento di farla andare a casa. Comunque questo quartiere mi sembra davvero molto interessante. Ed eccoci arrivate a casa finalmente, quindi direi di andare subito a dormire. Quindi dormi e ovviamente reclama a letto, quindi prima reclama a letto e poi dormi. Se sentite un po' di rumore è perché ho acceso l'aria condizionata perché ragazze fa davvero super caldo oggi e non lo sopporto più, quindi ho acceso l'aria per rinfrescarmi un pochettino. Comunque, abbiamo un po' di soldini per andare ad arredare la casa, aggiungere qualcosina, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere nel prossimo video magari l'aggiunta di qualche dettaglio in più in una delle stanze della casa e fatemi sapere quale stanza preferite arredare e rendere un po' più carina. Comunque dicevo, qua sotto nei commenti scrivete quale sarà il suo incarico lavorativo, quindi quale lavoro dovrà scegliere per ovviamente mantenersi, perché questi soldi non ci possono bastare per l'infinito, quindi sicuramente deve trovare un lavoro, quindi quale lavoro vorreste che facesse Luna e poi quale di queste stanze volete vedere un pochettino più arredata con qualcosa in più, perché così è davvero super super minimal, non c'è praticamente nulla. Nel frattempo è arrivata questa vicina, quindi direi assolutamente di conoscerla, vediamo un po', invitiamo i vicini ad entrare e poi direi quasi quasi di andare a Sulani, magari potremmo andare addirittura con lei. Lei è una debuttante illustre, tra l'altro è un'acconciatura bellissima. Lei ha bisogno di lavare, no, ha bisogno di mangiare, quindi direi di questo ovviamente è avvariato, classico, non l'abbiamo messo via, fai un pasto veloce e facciamo cereali. Nel frattempo chiacchieriamo anche con lei e facciamo ringrazio per la presenza, poi facciamo discuti degli interessi, chiedi se è una sirena, vabbè, così proviamoci. E poi facciamo amichevole, chiedi della carriera. Una sirena, cosa te lo fa pensare? E poi cos'altro possiamo chiederle? Vediamo un po'. Facciamo discuti degli interessi e poi facciamo buffo. No, anzi, amichevole, vediamo un po' se c'è qualcosa di carino. Io farei una conversazione profonda. Ok, grandi conversazioni stanno facendo. Tra l'altro, questa Vanessa, o meglio Vanessa, perché si chiama Vanessa, mi piace molto, mi piace il suo look, mi piacciono i suoi capelli super particolari. Guardate un po', molto carina. Ok, direi che è arrivato il momento di cambiarti d'abito, quindi sbandire la ricchezza, ovvero. Facciamo abiti, cambia abito, denudati addirittura e facciamo per il
clima caldo potremmo mettere questo, visto che andiamo a Sulani. Perfetto. Nel frattempo il comitato mi ha dato il benvenuto. Ok, tanto altre persone non ce n'erano. Fantastico. Grazie per avermi portato fuori la spazzatura. Geniale. E interrompiamo qui così possiamo andare a Sulani, che sono davvero troppo curiosa. Questa sarà sicuramente una panoramica generale perché voglio fare delle puntate proprio specifiche su questa espansione. Quindi voglio vedere per bene insieme a voi tutte le novità, cosa hanno introdotto e quant'altro, però innanzitutto guardate che fantastico quartiere, cioè visto così è pazzesco. Abbiamo questo che è il quartiere Mwapelam. Spero si legga così, ma non credo. Vabbè. La natura regna sull'isola, dal vulcano attivo alla cascata ruggente, fino ai recessi della caverna appartata. Questa meta remota nell'arcipelago di Sulani è il luogo dove esplorare la bellezza della natura. Fantastico! Tra l'altro, qua c'è un isolotto, chiamiamolo così. Isolato, non c'è assolutamente nulla, è completamente vuoto. I tratti del lotto sono fuori dalla rete e paradiso oceanico. Sarebbe fantastico co costruire una piccola casettina qui, proprio sul mare. Accampamento della caldera, quindi qua abbiamo un piccolo campeggio, si può dire così. E qui invece abbiamo il relitto dell'ammiraglio, fuori dalla rete, qui ci sono un po' di cose, quindi un piccolo boschetto con un po' di alberi e quant'altro, di vegetazione. Poi abbiamo quest'altro che è Wana Ali, un tempo un minuscolo villaggio di pescatori annidato tra giungle tropicali e lagune tranquille. Wana Ali è diventata una delle aree più movimentate di Sulani. La trasformazione nella cittadina principale della regione non ha alterato il senso comunitario profondamente radicato nel forte legame con le tradizioni dell'isola. Fantastico, quindi qui abbiamo una piccola casetta sul mare. Fantastica. Qua abbiamo una zona di relax, quindi c'è la spiaggia con un po' di cose. Vedo qui in mare anche tipo dei materassini, ci sono delle sdraio che non vedo l'ora di provare. E qui ovviamente c'è il bar della spiaggia, quindi della sabbia. Qui invece abbiamo un appartamento, cioè una casa fantastica, guardate che bella, spaziale. Qui invece abbiamo un altro paradiso oceanico, anche qua questo lotto è completamente libero. E qui abbiamo quest'altro quartiere, un idilliaco paradiso tropicale dove le spiagge sono colme di sabbia bianca e le acque sono calde e scintillanti. No, vabbè, che meraviglia! Qui la lussureggiante vegetazione è perfetta per immergersi nell'atmosfera senza tempo dell'isola. Pazzesca, davvero! Qui abbiamo la spiaggia dei Simoleon sabbiosi. Quindi una piccola casettina con la spiaggia e il mare. Qui abbiamo un'altra casa sul mare. Qui c'è un altro lotto e qui abbiamo un altro lotto con altre famiglie. È pazzesco. Dove andiamo? Dove andiamo? Io direi di andare qui, che mi sembra il lotto un pochettino più ricco di cose. Quindi proviamo qua. Andiamo. E direi di andare con la ragazza che abbiamo conosciuto adesso, Vanessa. E tra l'altro c'è una bellissima giornata di sole perché oggi danno tempo attuale soleggiato e molto rovente, quindi fa davvero molto caldo e io non vedo l'ora di vedere tutto quanto. Però prima di fare qualsiasi cosa, vediamo un attimo la meraviglia. Innanzitutto, ammirate i colori di quest'isola, spettacolare. Cioè il mare è fantastico, completamente azzurro, la sabbia bianca, sembra di stare ai Caraibi, davvero super. Allora, qui cosa abbiamo? C'è una tenda per ripararsi dal sole dove poter giocare a scacchi. Qua abbiamo l'altalena, due altalene. Ci sono i telemare, ovviamente per prendere il sole. Qua abbiamo delle sdraio, anche in questo caso per prendere il sole o fare un pisolino. Si può cucinare qualcosa. C'è un piccolo tavolino e poi guardate che splendida questa vegetazione, ci sono un sacco di cose. Queste sembrano tipo le piante del cocco, le piante da cocco, credo proprio di sì. Qua ci sono un po' di ragazzuoli, questo ad esempio ha le pinne e la maschera, perché sicuramente farà un po' di sub, di immersioni. Dopo magari ci presentiamo, anzi presentiamoci subito, presentazione amichevole intanto che lei si presenta. Poi che altro c'è? Vediamo un po'. Pazzesco, bellissimo, ci sono un sacco di colori su quest'isola.
Qua c'è la casettina che abbiamo visto prima, la casetta sul mare, ed è, cioè, spettacolare. Quanto vorrei vivere qua! Pazzesco, davvero. Questo cos'è invece? Questo qua. Possiamo fare qualcosa? Sì. No, non chiacchiera qui. Metti nell'inventario, no, perché non è nostro. Predisponi la trappola. Prepara il dispositivo per prendere passivamente una varietà di pesci marini nel corso del tempo. Ah, ok, qui possiamo. Alt, alt. Non volevo farla entrare in mare, quindi facciamo così. Vai qui un attimo. Volevo vedere per bene. Volevo vederla per bene entrare in acqua, quindi aspettiamo ancora un secondo. Eccola qua, intanto ovviamente si è messa in costume perché fa talmente tanto caldo che bisogna mettersi in costume. Stavo dicendo che qua volendo si può mettere una trappola per pescare poi dei pesci. E ho visto che qua si possono setacciare le spiagge, quindi setacciamento di spiagge. Setaccia la spiaggia in cerca di conchiglie e setaccia la spiaggia in cerca di rifiuti, perché una cosa fantastica di questa nuova espansione è che ci sono tanti sim che sono molto interessati alla pulizia e alla cura di quest'isola, quindi la vanno sempre a pulire dalla sporcizia, dai rifiuti. Quindi facciamo setaccia la spiaggia in cerca di rifiuti come prima cosa. E poi direi, prima di fare sculture di sabbia e quant'altro, dobbiamo assolutamente entrare in mare perché è troppo bello. Quindi facciamo allora nuota qui, nuota con, nuota vicino, ok, nuota senza vestiti e flutto all'indietro. Innanzitutto facciamo nuota qui, vediamo un attimo. Intanto lei sta ovviamente cercando un po' di rifiuti, perfetto, perché qua sull'isola dovete sapere, no vabbè, fantastico, che bello, acquisita l'abilità di forma fisica perché sta nuotando. No, guardate che carini questi materassini col musino, fantastico, dopo lo proviamo. Ci sono ovviamente altre persone che si stanno rinfrescando in acqua perché davvero fa troppo caldo. Qui abbiamo una barca, una canoa, più che chiamarla barca. Naviga attorno su canoa bilanciere, siediti su canoa bilanciere, sdraiati. Proviamo a fare sdraiati, vediamo. Tra l'altro, un'altra cosa pazzesca, guardate un po', si può vedere in prima persona come la nostra sim. E voilà, adesso ovviamente no perché è salita sulla barca. Ma non ho capito perché è salita e si è praticamente addormentata. Proviamo qualcos'altro. Siediti, vediamo, smettila di dormire. Ok, è uscita dall'acqua, adesso sicuramente rientrerà, salirà di nuovo sulla canoa, vediamo. No, facciamo naviga attorno. E io ho saputo della tua amicizia con Venezia, piuttosto in gamba, grazie. Ah, ok. La può anche utilizzare. Io pensavo che nuotasse attorno alla canoa, invece la può utilizzare per girare qua intorno. No, che bello! Stupendo. Ok, intanto che lei gira ed esplora un po', qua cosa abbiamo? Fai snorkeling insieme. Direi di farlo insieme a lui. Vediamo un po' se ci viene. Quindi interrompiamo qui. Guardate che belli i pesci! E poi guardate che spettacolo la barriera corallina. Si vedono addirittura i pesciolini qui. Guardate anche qua. No, questi però non sembrano pesci, questi sono delfini. Sì, sono delfini questi, no? Che belli! Allora facciamo, vediamo se possiamo vederli, cioè toccarli. Mi sembra di sì, eh? Però per ora no. Chiama la te il delfino, sì. Ok, poverina, non ha fatto snorkeling neanche per un minuto. Dopo glielo facciamo rifare, vediamo se viene il delfino. Eccolo qua! No, vabbè! Vanessa mi sta chiamando, andiamo ad accendere dei fuochi d'artificio. No, grazie. No, troppo carino! Che meraviglia! Poverino!
Può fare amicizia anche con i delfini. Conoscenza della tutela ambientale. È importante essere consapevoli di quello che sta accadendo al nostro pianeta. Assolutamente sì. Magari questa consapevolezza incoraggerà Luna a raccogliere rifiuti sulla spiaggia o a piantare un albero. Poi qua abbiamo l'acqua, va bene, per aver nuotato quando faceva caldo. Intanto facciamole fare ancora un po' di snorkeling. Ok. Che bello, comunque spettacolare questa espansione. Ho visto ancora poco, ma è davvero bella. E ho paura che il video sia già, cioè l'episodio sia già durato abbastanza. Quindi, ma che pesce strano è questo? Quindi direi di chiudere così l'episodio con lei che si fa una nuotata in questo mare meraviglioso, guardando la barriera corallina e tutti gli animali, i pesci che ci sono al di sotto. Quindi, ripeto, scrivete qua sotto nei commenti il lavoro che volete far fare alla nostra Luna e la stanza che vogliamo arredare, che volete vedere un pochettino più arredata, diciamo. E poi fatemi sapere se vorreste vedere più episodi incentrati su questa espansione, quindi con la nostra Luna che si diverte, si rilassa, magari fa dei piccoli giorni di vacanza su questa spiaggia che sembra davvero meravigliosa e che ha ancora davvero tantissimo da regalare. Detto questo, io spero che questo video, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su per supportare il canale ed iscrivetevi per non perdere i prossimi episodi. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!